Va bene, giocherei poco con Scarlatto e Violetto? Ci darò una possibilità, però già spada e scudo. No, non erano bruttissime, che sono molto diversi da quello che ci aspetta. Comunque. Allora. Eccoci qua. Terminator di Pandora, sì. Torniamo un attimo. Allora, come siamo messi qua? Siamo messi che abbiamo un uccello finalmente. Possiede volo e adesso quindi possiamo anche farlo evolvere. Cioè, adesso intendo poi perché serve la pietra Brillio. E di conseguenza, per adesso, non si evolve. Però diamogli, portiamolo anche lui al level cap. Così almeno può servire a qualcosa. Ok. Oddio, sono qui, sono quasi tutte lotte in singolo. Toh, dai, mettiamo desiderio. Ah, come si velocizza? Allora, io nella configurazione ho messo sullo zero. Del tastiero numerico perché mi è comodo, però cioè basta configurarlo e via. Ok, via questo. Ok. Allora, le caramelle rare servirà a creare un comando anche per questo prossimamente, magari per la prossima challenge lo farò. Le caramelle rare le ho inserite perché così quando e solo quando arriviamo davanti al capo palestra le utilizziamo per portare a level cap. Cosa vuol dire level cap? Noi ci mettiamo un tetto sopra il quale non possiamo salire di livello. E qual è questo tetto? È il Pokémon di livello più alto del prossimo capo palestra. Quindi se noi dobbiamo combattere un capo palestra che è un Pokémon al 40, quando siamo davanti al capo palestra, possiamo livellare i nostri Pokémon al 40. Perché lo faccio? Perché arriva un punto in cui i Pokémon sono a livello alto. Per farli salire di livello usando i Pokémon selvatici ci vogliono delle ore anche con il velocizzatore. Quindi chi ce lo fa fare, ragazzi? Tanto. È semplicemente per velocizzare il contenuto, una volta che siamo davanti al capo palestra, usiamo le caramelle rare per arrivare al level cap del capo palestra. Tutto qui. Ok, avete imparato qualcosa anche oggi, ragazze. Ma Tommaso me lo voglio portare dietro? Questa è la vera domanda. Ma sì, me lo porto dietro. Tanto sbadiglio, ormai Silvio non. Silvio lasciamo lì, tanto Silvio non impara mosse. Quindi. Ok, Arturo. Rita c'ha il condiviso d'esperienza. E Silvio c'ha rapidartigli. Il rapidartigli lo possiamo dare. Ma sì, diamolo a lui tanto. Avete imparato qualcosa di nuovo. Vediamo il condiviso d'esperienza giusto per splittare un po' l'exp e non farli overlivellare. Bene. Ma guardate che la maggior parte di streamer che portano le hardcore Nuzlocke adesso fanno così perché non ha più senso. Cioè, sono resi co tutti conto che due coglioni livellare per 5 ore i Pokémon soltanto per portarli a level cap. Usiamo la pozione segreta. Lo sarà? L'oppio, la pozione segreta. Sparite! Camilla. Sì, dai, Camilla. Ah, Arca Madosca. Mia nonna ti aspetta. Andiamo a incontrare la nonna. Allora, abbiamo una cattura qua. No, non è un altro percorso. È sempre lo stesso. Merda, è caduto tutto. Hola. Sì, è sempre lo stesso percorso questo. Quindi no cattura. Ti 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 ti
C'è una Pokéball. Una Pokéball. Diventa un altro percorso con la foschia. Ah, ok. Bello Dusclops. Sarebbe stato un buon Pokémon da prendere. Ma! Ci sta un bambino nascosto! Un bambino! Ci stava il bambino! Tac! Sparito. Lorenzone, l'uomo delle rocce. Ecco fatto. Ce ne sono altri. Questi bambini merda. Ce ne sarà uno qui. Ecco un altro bambino. Oddio. Oddio, tipo psico, non penso mi sia un grosso problema per noi. Mettiamo un bel metal testata. Guarda, nebbia, perfetto. La mossa di Milano. Oh Gesù, questo non subisce danni, ragazzi. Mettiamo roccio tomba, così.
Dio santo, ragazzi. Sparisci. Ok, via. Titi. Minchia, Marowak crit era una mossa e mi faceva male. Magari beccavi quello con osso spesso. No, il percorso mi sembra lo stesso, ragazzi. Fammi un attimo dare un'occhiata. La mappa. Eh sì, è sempre 210. È tutto 210 questo, quindi niente cattura. Non abbiamo scacciabruma. Vabbè, lo imparerà l'uccello, dico bene. Welcome in Milan. Oh yes, anche Marcello lo impara. Però preferisco buttarlo a lui. Ok. Scaccia bruma. Tadan! Diamo anche una pozioncina qua, aspettate. Okay. Questo... C'è un buco! Un bambino nascosto nel terreno! Ma che cazzo? Sti bambini, merda, oh! Lol. 7 HP mi ha tolto con autodistruzione, molto bene. Questo però, attenzione. Non abbiamo più il Pokémon... Minchia, è vero, i Pokémon acqua come li battiamo adesso? Questo è un problema. Questo è un bel problema. Beh, che finché possediamo Gianni con psicotaglio ammazziamo chiunque, eh. Però, insomma... Vabbè, ammazzo tutti. Bisogna fare qualcosa poi per i Pokémon acqua. Non ho taglio. Scremo di livello 30. E insomma, che c'ha questa? Wingull! Sansdrew, qua tocca zoppare. Mettiamo Marcello. E si becca acqua di sale, ragazzo. Questo è rischioso. Questo è un po' rischioso. Ci mettiamo Cinzia, che fa Ossomerang. Oh no, attacco rapido. Tuk! Sparito. Questi due scemi qua come li battiamo? Facciamo così. Ok. Due coi capelli verdi, va bene. Non ho fatto una buona lead. Così a occhio e croce. No, non è per niente una buona lead questa. Troppo qua. L'abbiamo trovato il Pokémon uccello. Yes. Oh, che cazzo! C'è arrivato un critone su Tommaso. Dai, il nostro uccello! L'abbiamo appena trovato! Il nostro uccello! Ok. Ok, ci fanno mosse inutili. Bene. Vendetta, zacchete. Non penso faccia one hit, purtroppo che non mi ha hittato, quindi non raddoppia il danno. Facciamo così e così. Zacchete! Qua, quando meno te l'aspetti arriva il crittone. Adesso mi fa un sacco di danno. Eh sì. Latemu! Un latemu, due latemu, basta. E... Ahimè, grazie agli 8 mesi, caro, bentornato. Ragazzi, se vi piace il contenuto, potete supportare la live abbonandovi gratis con Amazon Prime o pagando 3,99. Ok. Ok, un po' di pozioni. Vediamo un po' cosa c'è di qua. E palla un... Ragazzi, anche Gengar può diventare un Pokémon finalmente. Siete felici? Questo è nice. Questo è molto importante, palla ombra. Un altro Swablu merdoso. Wow. Ci sta il bambino. Ormai li riconosco. Sti bambini e merd. Ok.
palla fumo. Un po' fraintendibile, devo essere onesto. Togliamo Gianni? No, Gianni non si può togliere. Cioè, nessuno ci vieta di rimetterlo poi. Che cazzo di mossa sta a fare questo? Nulla ci vieterebbe di rimetterlo, Gianni, però... Un bello Somerang a questo e a questo invece no. A questo è meglio di no. Ci mettiamo Gianni qua. Ok, Gianni fa un sacco di danno. Cosa vuole imparare Cinzia? Lancio! Non so se voglio insegnargli sta mossa, ragazzi. Può essere forte lancio? A me sembra un meme, magari diventa molto forte, però... ...130 ferropalla, 100 tutti fossili. Delle lastre, dente abisso, ho sospeso... Oh, ho sospeso 90! What? Nice! Ma dopo lo perdo l'oggetto? Non è che lo perdo dopo, vero, l'oggetto? Sarebbe da fare un test? È perché, ragazzi, lanciare ho sospeso fa... è una 90! 90 è tanta tanta roba. Mi pare di... Ah, lo perdo? Ah, facciamo così. Tanto osso clava non lo uso, cioè c'ho Somerang. Sì, lo perdi. Vabbè, effettivamente potrei anche leggere dalla wiki. Oggetto viene consumato anche se il bersaglio è protetto con protezione. Ma che schifo, ma che... Che mossa di merda è? Cioè, allora... Sto guardando l'effetto, è super, super... versatile, addirittura puoi lanciare a filo dente causa il tentennamento, lanci la toxic sfera e lo iperavvelena. Cioè, se, sono, oltre a far danno puoi lanciare di tutto e di più, qualsiasi monnezza gli fa un sacco di robe diverse, però ragazzi... Cioè, nel senso... Ok, con 100, cioè con ferro palla lanci una 130, però poi sparisce. Ma che serve sto oggetto? No, non ha senso. Non ha il minimo senso sto oggetto. Stessa mossa. L'ho usata con lo strumento giusto. Sì, ma se poi lo strumento sparisce... Allora, però attenzione. Lo strumento sparisce, però effettivamente in vista magari di una torre lotta dove gli strumenti non spariscono dopo l'utilizzo, in realtà ci potrebbe anche stare. Metti un bel Marowak con osso spesso, così c'è una buio 90 che fa un sacco di danno, capito? Ok, la usi una volta sola, poi però battaglia dopo c'è di nuovo. No, lancio non lo faccio, ragazzi. Ok, dai, va bene così. Cioè, tipo l'erba chiara, capito? Della serie fortissima la torre lotta, completamente inutile dalle altre parti, perché sai, la usi una volta e basta. Che cazzo mi ha fatto sto coglione? Oh, sparisce. Sì, ma riciclo non penso lo impari. Tanto per cominciare. Ok. Diciamo che... Allora, è una mossa interessante. Però non in quelle condizioni, ecco. Potrebbe essere interessante ad una torre lotta, quello sì. Allora, adesso abbiamo un combattimento. Non c'è il combattimento con Ciruz, vero? Oppure sì. Voglio andare palla ombra Gengar? E Gengar, ragazzi, è troppo forte per non essere utilizzato in una Nuzlocke. Cioè, di cosa stiamo parlando? Veramente tosto. Secondo me dovremmo tirar via Lorenzo, sapete? Perché di difensori fisici ne abbiamo già. Di Pokémon acciaio abbiamo in Polo. Secondo me Lorenzo adesso non serve. Vediamo tanto il 42, poi lo possiamo evolvere. Quindi mettiamolo un attimo a sedere. Quindi abbiamo anche Levitante. Tommaso potremmo toglierlo. Ci serve Tommaso? Tanto volo è fisica e questo non c'è attacco fisico. Cioè, a parte volare non serve assolutamente a niente. Certo che c'è la possibilità di trovare gli shiny. Certo, certo. Rimettiamo Silvio, anche se è un po' un meme adesso Silvio, però... Diciamo che se avesse mosse decenti, non lo sarebbe.
Blaziken in. Per adesso preferisco Magmarco perché è molto tanky. Visto che Pokémon lotta l'abbiamo, Pokémon fuoco l'abbiamo. Sono strano astronauta di fronte alle rovine. Oddio. Okay, andiamo un'occhiata cos'è questo. Dente di drago. Ah, eccolo l'astronauta. Aspettate, qua insegniamo palla ombra. Ombratiglia è fisico, ovviamente sì. Allora, sui pugni abbiamo 20 argenti. O qualcuno lo può imparare? No, perché mai dovrebbero effettivamente. Trespola l'acciaio. Vabbè, tanto insegniamo palla ombra qua. Abbiamo la cattura con l'amo. Ragazzi. Beh, intanto togliamo il riduttore che non lo useremo mai e poi mai con Gengar. Minchia, pistola acqua. Tra tutte le mosse acque poteva avere forti. Ok. Now is the time for cattura. Quindi, Silvio, è il tuo momento. Lo sai già. Assalviamo i progressi che fa tutto, di nuovo tutta la strada non ho voglia. Assalire pugno con Gianni, sì, quando toglieremo spaccaroccia, però ho deciso. Ok, vediamo un po' chi ci esce. Attenzione, copro gli occhi. Che cazzo è sto suono? Non è Miltank? Sembra tipo... Oh, è Miltank! Era esattamente come immaginavo, perfetto. Non è un brutto Pokémon, però... Ne faccio a meno in realtà. Cioè, con grasso spesso è tanta roba. Però... Ok, il rotolamento non ci fa assolutamente niente. Falso finale. Falso finale. Ok. Mo che sta un HP. Abbiamo una mela Mega Ball. Esatto, un mini Snorlax. Però è molto veloce Miltank. Molto veloce. Vuol dire ossa spesse, sì. Osso spesso è l'oggetto che ha cinzia. Oh, ragazzi, ma scusami, un HP livello 19 paralizzato. Non riesce a entrare in una Mega Ball. Cosa devo tirarci a questo? Ragazzi, Ultra Ball. Serve la Master Ball per un Miltank. Ma che cazzo. Ma è un HP paralizzato. Ma cos'è sto Pokémon? Dio santo, ma guarda che roba! Sta vaccona qua. Vabbè, niente. Barbara. Chi era Barbara nella Nuzlocke di Smeraldo? La voglio chiamare Natasha. Natasha. Oh, anche qualcuno ha scritto in chat. Bene, bene. Pelipper. No, Pelipper era Roberta. Come ti permetti? Come ti permetti? Roberta che si è sacrificata per Wobbuffet. Vediamo un po' Bernardo come performa. Sta andando la vacca e mia sorella. Non era quello lì l'intento, però. Allora, meniamo l'astronauta con Bailiff. Allora, Bernardo, vediamo un po'. Un discreto palla ombra. Colpo di fango. Sembra che ho squirtato addosso. A posto, vabbè, facile. Come hai scaricato il gioco? Ho scritto Pokémon Platino download su Google. Pensa a te. Era Trapinch, ah, ok. Allora.
Damiano il dipinto, immagini misteriose, ci sono tre disegni esposti in modo a formare un triangolo. Cosa significa questo dipinto? Viene la vecchia a spiegarlo. Grazie, vecchia. Vuoi essere più sulla gente, se no... Ecco, e tu chi saresti? È Ciruz! Mia cugina si strofina. Cioè, col potere di creare il mondo ideale. Penso è bello andare in giro a dire io... Terzo mese. Cioè, col modo di creare il mondo ideale. Cosa ne pensate? Io cambierò il mondo. Eh sì. Anche Greta Thunberg diceva così. Oddio! C'è il combattimento con Ciruz! Con i suoi capelli azzurro streamer proprio. E allora... Guarda, mi sa che serve un Silvio. Provocazione, va bene, va bene. Frigoette, tranquillo, so giocare a Pokémon. Soprattutto i Pokémon di terza gen li conosco decisamente bene. I Pokémon che ci sono fino alla terza gen. Tic. E Crodant è andato. Via. Vai Silvio, refullati. Allora. Prossimo Pokémon. Chingling. Lol. Vabbè. Un po' un meme. Un po' un meme questo. Chiamiamoci Marcello. Ti è piaciuto? Lasciamo chi legge, lo so, lo so. Grazie su Primo Jesus per i tre mesi. Bentornato. Grazie mille, caro. Piove. Tututu. Bacca Ciruz. Fatto. Andato. Ok. Shellder. Vabbè. Te la sei proprio voluta. Minchia, ha detto con Shellder davanti, ragazzi. Detto con Shellder davanti. Assolutamente credibile. Zdong. Vabbè, è vero, non è ancora tipo ghiaccio. Ero convinto che già fosse tipo ghiaccio, invece no. È solo tipo acqua, Shellder. Ok. Iperpozione su Shellder, ragazzi. Ok. Molti pochi HP vedo qua. Movimento sismico. Ok, fatto. Impressionante il tuo atteggiamento, bla bla bla, ma non interessa, dai. Mi serve Surf, grazie. È dato un grande aiuto, questo è il mio ringraziamento. Arrivederci. Ragazzi, abbiamo Surf. Camilla, ma lei è ovunque, ragazzi. I tizi e il Tingalasse pensavo non facessero niente di male, il mondo strambio qui si vestono, sì, sì. Dicono tutti così, invece... Bene, Camilla. Vado, ciao. Mi devi dare qualcosa, Camilla? No, non penso. Camilla, serve qualcosa? Grazie. Andrò a Canalipoli, grazie. Curiamoci. Allora, è tempo finalmente di dare Surf. Molto interessante Surf. Direi che la diamo ovviamente a Marcello. Non abbiamo alcun dubbio. Possiamo togliere Vital Tiro. C'è Vendetta. Vendetta arriva a 120, si mittano. Quindi diciamo che lo posso accettare. Allora, prendiamo il taxi. No, aspettate, potrebbe esserci un'altra cattura di qua. Vediamo un poco. 211. Abbiamo già fatto la cattura al 211. Dall'altra parte non è 211, vero? Poi bisogna essere precisi, ragazzi. Sì, l'abbiamo già fatta. Sì, 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 sì. L'abbiamo già fatta. Ok.
Abbiamo un po' di bacche a destra e a sinistra. Quel Monte Corona, boh, mi ricordo. Hanno deciso che si valeva, però. Quanto è il prossimo level cap? Devo darci un'occhiata io? Easy palla ombra e Jinx sparisce. Easy palla ombra, Execute sparisce. Se la becca pure Psyduck. Arrivederci. Ci stanno licessi. Va bene. Ti ha subato. Stranuto fritto, grazie ai 2 mesi. Scusa se non t'ho visto, bello. Grazie mille del sub. Chiedo, faccio mea culpa. Grazie mille. E... il prossimo capopalestra è Ferruccio. Ok, sì. Livello 41, allora, il prossimo level cap. Livello 40, che schifo. Cioè, pensate, ancora 3 Pokémon c'hanno qua. Che schifezza. Vabbè. Va bene, Ferruccio. 41, allora, a posto. Siamo dritti con la schiena, certo. Importantissimo. Ok. Andiamo a prendere l'uccello adesso. Oh sì, combattiamo contro i bambini. Colpo di fango. Perché no? Colpo di fango. Easy. Facile, ragazzi. Li combatto così, prendo un po' di V, che non fanno mai male. Tanto finché c'ho colpo di fango, un'ottima mossa che non dovrei avere, ma noi non lo sappiamo. E anche pistolacqua. E qua swappiamo, perché sennò rischiamo tanto. Mettiamo Cinzia. Tanto con Ossomerang shotta qualsiasi Pokémon, Cinzia. Tutti proprio. Sono forte, 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 sono forte. Ma lo sono davvero. No, sono forte, sono forte. Ok. Ah, Psychamisu. Interessantissimo. Toxicock. Toxicock. Ah, bullo un po' un rischio. Non mi piace. Facciamo così. Dio. Devo stare più attento qua. Meno male che non era stab. Ok. Psicotaglio. E zacchete. Via. Andiamo a prendere l'uccello. Cioè, andiamo a prendere il Pokémon con volo. Ovviamente la squadra, piccolo recap. Qualcuno si è evoluto. Qualcuno si è evoluto. Allora, abbiamo Machok che è diventato Empoleon. Poi Bernardo. Chi cazzo era Bernardo pure? Da chi ero non da Slowpoke. Slowpoke è vero. Chi era diventato Slowpoke? Adriano qua. No, Adriano è diventato lui. Non era Slowpoke Bernardo. Era uno degli ultimi che abbiamo catturato. Marstomp, è vero, Marstomp era. Adriano Slowpoke è diventato Yanmega. Lorenzo è sempre qui. Tommaso è il nostro uccello. Prendiamo Tommaso. Che adesso dobbiamo volare. Come fai ad avere Gengar? È stata l'evoluzione di Marstomp. Come ho detto esattamente 5 secondi fa. No, i Porygon purtroppo non si evolvono. C'è chi dice... allora, io ho tolto le evoluzioni per scambio. Ok? Cioè che i Pokémon che si evolvono per scambio si evolvono al 37. C'è proprio la funzione randomizzatore. Lorenzo se non si evolve al 41. Mi pare al 42. Aggron al 42, quindi no, non potremmo usarlo evoluto. Abbiamo altre catture, ma in realtà sti cazzi, quindi per adesso va bene così. Qual è il miglior starter terza gen? Se intendi per forza... vabbè, se intendi migliore da utilizzare, ovviamente è Mudkip, perché Swampert è troppo superiore a tutti.
Se intendi esteticamente, quello ovviamente è un altro discorso. Comunque sì, probabilmente deve tenere upgrade, questo però non si sa. Che team ha? È attualmente così. Questo è il team per adesso. Diamo un attimo condiviso l'esperienza a questo, così non livella troppo il Gengar. Adesso c'è una Carmella Ra se ti interessa. Fammi vedere se mi interessa. Forse ne faccio a meno per questa volta. Huntail. Dopo non abbiamo... Oh Gesù, no, la confusione non mi piace. Marcellone. Ah, Gex, hai ragione. E io ho messo il Kek. Mulinello, non ci interessa. Shelder, movimento sismico. Movimento sismico. Gli strumenti non sono randomizzati, no. Ok. Un chitarrone ci abbiamo qua. Il chitarrone! Ah ah! Cinzia fallisce, questo tira comete. Ah, era anche il crit il primo, interessante. Qui c'è la cattura o sbaglio? No, l'abbiamo fatta inizio con l'amo. Avevamo trovato un Suicune che ovviamente non abbiamo catturato. Con le nostre 10 o 15 Pokéball. Allora, direi che tocca usare un po' di latte. Tieni un po' di lattino, Cinzia. Tanto sarebbe stata quella la cattura, ragazzi. O quest'altra, uno peggio dell'altra, sono a posto. Combattiamo anche con questi. Come ho detto, si cerca di combattere con tutti. Execute, via. Charizard, ci dà dei problemi, Charizard. C'ho Magmarco, quindi assolutamente no. Magmarco gli tira un forza antica grosso come una casa. E gli fa arrivederci. Salvaguardia no, facciamo anche a meno. Un altro forza antica, arrivederci. Minchia, l'omnibus ci siamo presi. Ciao e via. No, il salario di Pandora è andato tipo in manutenzione, ragazzi. Insegui me, porca troia, devo stare attento. Ma avessi ucciso lì... Era una bestemmia, porca puttana. Mi stava per uccidere, ragazzi, con inseguimento Gengar. È che io non ci penso a ste cose. Che cazzo usa inseguimento? Solo se sei un NPC puoi usare inseguimento. Parliamoci chiaramente. Solo se sei un NPC puoi usare inseguimento. Poi è meglio se... Ok. Diciamo che davanti ci mettiamo qualcun altro. Tipo un bel Cinzia. Sergio, quanto tempo? Sguardo per presso. È l'assistente, l'assistente. Potresti il Pokédex? Tieni, tic-tac. Ora vedo le immagini di Pokémon maschio e Pokémon femmina. Ah, sei del cazzo? Buono. Interessante. Nella città si può pescare? Non lo so se si può pescare in città. Allora, qua ci sta l'Elimina Mosse, se non sbaglio. Il vecchio, sì, è proprio lui. Gli possiamo togliere Spaccaroccia per assorbire il pugno, che è indubbiamente migliore, anche se ha solo 5 pipis. Bella assorbire il pugno a Gianni. Se lo becca subito. Ovviamente è fisico assorbire il pugno. Beh, si tira un pugno, ci mancherebbe, è ovvio. Si può usare un pipi su, certo. Ah, lì al molo si può pescare. Quindi abbiamo un'altra cattura. Si è santificato. Eh sì. Va bene. Niente, è arrivato Mavri, ragazzi. Pronti alla sfida. Forza e coraggio. C'ha tanti Pokémon il ragazzo. E di qualità aggiungerei. E di qualità. Si parte con un bel botta in te. Danza di piume. Porca miseria, questo è brutto.
Tocca fare lo swap qui, sì. Magmarco easy. Kabutops, oddio. Un doppio swap abbiamo avuto. Il che vuol dire che ha sicuramente mosse acqua se me l'ha swappato perché ha visto una mossa super efficace. Il che vuol dire che ci sta per tirare una mossa acqua. Devo mettere Gianni assorbi pugno qua. Gianni assorbi pugno. Adesso ci becchiamo ovviamente un po' di danno. Sti cazzi. E tiriamo assorbi pugno. Ovviamente adesso lo misseremo. Lo misseremo. Ovvio. Beh, tra un turbo sabbia. Secondo miss di assorbi pugno. Ci sta ragazzi, ci sta. Turbo sabbia si sa, riduce la precisione del 75%. Oh, ma sto Mavri, ragazzi, là, c'hanno troppi switch, non mi piace. Non mi piace, troppi switch. Questo non li togliamo un cazzo. Va bene. Tu ci mette Crobat, io ci metto Empoleon, il signor Marcello. Ciao, Ian. Una guerra di switch contro switch. Stordiraggio, beh, ti pareva. Per rompere i coglioni qua. Legge del competitivo. Tutto ciò che non è 100% è 50%. Beh, è vero. Di fatto sì. Allora, non lo uccidiamo con questo, però... Però, va bene. Attacco d'ala. Eh beh, mi è andata bene una volta, mi va bene due volte. Perfetto. Crobat, via. Kabutops di nuovo. Kabutops avrà mosse terra? Se dovessi scommetterci direi di sì. Quelli non sono mai nella vita, 39 HP. Beh, posso fare acqua di sale così. Resistenza. Cos'è? Il Bacca Salak come in Pokémon Smeraldo? Speriamo di no. Speriamo di no. Boh, vabbè. Non ci fa assolutamente niente. Si becca un bel movimento sismico. E anche Kabutops se ne va. Guarda, Tommaso sale. Per il meme. Staravia! Ok, nulla di che. Diciamo, è andata un po' male in questo caso. Si beccherà surf nei denti. Crit. Easy crit. Easy crit. Abbiamo ancora l'altro uccello qua. Lo tiriamo via subito, immediatamente. E poi per finire, attenzione, Jumpluff. Jumpluff. Siamo tirati fuori da situazioni più difficili di questa. Chissà quali. La Jumpluff rompe il cazzo perché è super tank. E c'ha parassisseme. Va bene, va bene. Vabbè, te la sei cercata. Non volevo rimetterlo, ma te la sei cercata. Adesso arriva Magmarco. Adesso ci pensa Magmarco a te. Mega assorbimento, quanto mi fa? Altro mega assorbimento. Vai Magmarco, pensaci tu. Tadan. Molto bella animazione di fuoco boom sta gen. Scomparso. È Pokémon Platino, uomo nobile. Perfetto. Sì, sì, bla bla bla, hai preso il cazzo. Com'è giusto che sia. Adesso ce lo facciamo il capo palestra, un attimino. Insomma. Ok. La domanda è, va bene questo team per il capo palestra? Beh, Tommaso in realtà eviterei. Tommaso non ha veramente alcuna utilità. Cioè, ha sbadiglio, quindi... Faccio la cattura, aspetta, prima faccio la cattura. Con Tommaso che sbadiglia. Ci
mettiamo, cioè, lasciamo davanti Cinzia che c'ha. Che c'ha falso finale. Ragazzi, Tommaso è indecente, cioè almeno magari si evolve in qualcosa di forte, però. Per adesso. Per adesso. E attenzione! Che cazzo è sto verso qua? Vorrei dire tipo un uccellino, ma non penso in un uccellino, non capisco. Che cazzo. Era un uccellino, Tommaso. Ovviamente non lo catturiamo. Perché già ce l'abbiamo. Se il Pokémon è già in nostro possesso, ragazzi, ovviamente non lo ricatturiamo e passiamo al prossimo. Si fa il reroll. Tommaso torna sempre. Niente, mo ci riempie gli uccelli. Una surf è che è più comodo. Ah, è vero, si può surfare qua. Manco me lo ricordavo. Attenzione! Che cazzo è sta roba qua? Boh, Spoink, Grumpig. No, non capisco, vi giuro. Mantic! Ok. Mantic a che livello si evolve? Forse evolve per amicizia. Mo metto... Mi sono tutte sci stronzate. Si evolve per livello con Remoraid in squadra. Ma che... Ma quando me lo troveremo Remoraid, ragazzi? Mamma mia. Vabbè, prendiamolo, nel senso, è un Pokémon in più, però... Magari lo troviamo a Remoraid per qualche motivo strano. Magari per qualche motivo riusciamo anche a trovarlo. Ma c'è incredibile sta cosa. No crit, grazie. Tocca mettere Tommaso. Gli sbadigliamo in faccia. Che è maleducazione, ma lui non lo sa. Mantic, ragazzi, altro Pokémon leggendario. Che regole stai usando? Le classiche dell'Hardcore Nuzlocke, proprio quelle. Scattura il primo Pokémon di ogni percorso, meno che tu non ce l'abbia già. Se lo uccidi o scappa, non lo catturi, non puoi più fare la cattura. Fine. Se ti muore un Pokémon, lo devi cestinare per sempre. Bartolomeo, mi piace Bartolomeo. Mi ricordo un sacco... Il rapper Bartolomeo, sui veri veterani si ricorderanno di rapper Bartolomeo. Quella è veramente una roba da veterani, ma tanto tanto veterani. Ok. Ho scaricato un programma da Google per randomizzare tutto qua. Allora. Fammi dare un'occhiata. Ok, abbiamo una cattura anche qua. Io però... Aspetta, però non voglio fare tutta la quest. E va Tommaso. Tommaso mi fa volare in tutti i sensi. No, no, col cazzo, non ho voglia. C'è... Vabbè, c'è qua il modo di prendere un Pokémon. Ok. C'è qua il modo di prendere un Pokémon. Ci vuole un casino farla qua. Non c'entro in caverna, ragazzi, non voglio fare tutta la quest. Ci fosse l'uovo randomizzato lo farei pure, ma purtroppo non è così. Questa fa il secondo... Ah, davvero? Ah, ok. Attenzione! Ah, Skiplum. Non l'avrei mai riconosciuto, è troppo inutile sto Pokémon. Skiplum si evolve al 27, quindi perfetto. Siamo perfettamente nel level cap, quindi... Vediamo un po', purtroppo non ha mosse no, ha spora? No, non penso abbia spora. Sonnifero, infatti. Vabbè, amen. È
su, via, questo è uno skip room merdoso, niente. Se a catturare nessuno qua. Ok. Antonia. Voi dite, Fei, perché Antonia? Antonia era la bidella nella mia scuola. Antonia. Alta 1,45 m. Innocenza. Non penso se esista un nome, una persona chiamata Innocenza. Detta proprio sinceramente. Saluto ad Antonia. Quindi la quest inizia dentro. Tu sei Sergio e sono Marisio. Va bene. Ok, ma tu... Quindi qua no... Ah, ok. Quindi abbiamo la cattura qua. Vediamo un po' cosa ci esce. Attenzione! direi che questo resto è abbastanza inconfondibile, ragazzi. Dico bene? Non penso ci sia bisogno di presentazioni per Rayquaza. È un po' pericoloso, però. Non abbiamo la Master Ball, apparentemente. Rayquaza, ragazzi, è l'unico Pokémon per il quale non si potrà mai far confusione con il verso. Però ho paura delle mosse. Vediamo che cazzo ha, altrimenti è un po' un problema. Allora, catturarlo sarà indubbiamente difficile, però. Livello 33. C'ha Dragodanza, ok, è molto spaventoso, ragazzi. Cioè, se lo catturo, siamo in carreggiata, però è un po' troppo difficile perché c'ha Dragodanza, Dragartigli, Forza Antica, Viso Truce. Se non avesse Dragodanza sarebbe fattibile, non ce la faremo mai, ragazzi. Cioè, è troppo pericoloso. È troppo pericoloso Rayquaza, non possiamo. Ah, per chi avesse letto il numero, spoiler, non è il mio numero di telefono, quindi se scrivete a quel numero probabilmente vi risponde qualcuno a cazzo. Ci provo, ragazzi, ci provo, però... Io vorrei tirargli botte in testa. Non mi crittare. Ok, Cinzia regge molto bene. Cinzia regge molto molto bene. Vorrei mettere Tommaso e fare sbadiglio. Il problema è che mi becco due dragartiglie e finita. Vorrei mettere Marcello. Ragazzi, è troppo pericoloso Rayquaza con Dragodanza. Non so se ci capiamo. Okay, questa mossa non mi infastidisce minimamente. Ovviamente lui avrà tanti HP. Ok. Boh, ragazzi, io ci provo con un po' di... di sfere, perché sennò me ne pento senza neanche provarci. Però c'è, cioè, qua se swappo e metto, cioè, Marcello è sacrificabile, non è che mi dispiace se muore, però questo è un crit. Ah, ecco, questo è un crit a casa mia. Niente, avremmo tankato, ma niente. Allora, Tommaso sacrificabile, cioè, a dire una cosa, se Tommaso muore potrei utilizzarlo come taxi e basta. Tanto evolverlo non si evolve, perché devo finire tutta la quest per evolverlo. Mi sembra che abbia lo sbatti per farlo evolvere. Magmarco tanca, sì, una mossa, poi muore. Diciamo così, Tommaso è sacrificabile. Gianni ha falso finale? No, non ce l'ha.
ce l'ha Marowak. E qua qualsiasi mossa mi ammazza e basta, quindi... E beh, ovvio che è esploso subito. Chi l'avrebbe mai detto? Addormenta, attacca prima. Attacca prima, ragazzi, vi siete dimenticati di questa cosa. Non mi farà mai scappare una vita, va bene. Addio, Tommaso. Sei servito assolutamente a niente. Rip Tommaso. Ah, devo metterne per forza uno? I Pokémon? Questo non lo sapevo. Vabbè. Vorrei che non mi crittasse. Qua Magmarco ovviamente la tiene. Ok. Vabbè, niente. È stato divertente l'idea di poterci provare. È stato divertente l'idea di poterci provare. È troppo forte per Rayquaza. Per poter anche solo pensare di prenderlo senza usare oggetti in battaglia. Vabbè, Tommaso, portaci a casa. Ok. No, non posso curare. Mi ha detto nessun oggetto in battaglia. Che cazzo è, ragazzi, sta roba? Ma cos'è? Tipo un chewing gum ficcato sotto un camion. Ma cos'è? Guardate che schifo sto bambino. Ma che cazzo. Dai, ma chi cazzo è che l'ha disegnato sta roba qua? Proprio zero voglia, cioè, non ci ha manco provato. Vabbè. No, non va qua. Rip Tommaso. Avevamo trovato l'uccello, ma niente da fare. Mamma mia. No, non penso voli, ragazzi, Skiplum. Ma infatti, cioè, ma come può sta pallina di erba a volare, ragazzi? Su, via. Mantic non vola, ragazzi. Tranquillo. Non è che sono un po' che una volante come tipologia, allora vola. Purtroppo non è così. Allora, è ora dell'evoluzione qua. Portiamo Antonia al level cap. Vediamo cosa esce. Farà anche mosse di merda. Oh, Parassisseme invece tanta roba. Parassisseme tanta roba. Se esce uno di quei tanconi strani è perfetto Parassisseme. Attenzione, copriamo, c'è, cioè, esce qua Rayquaza, state a vedere. Oh yes, fammi godere che c'ha Parassisseme questo, diventa una bomba assurda. Oddio, questo è un rumore di... L'ho già sentito. Questo è un Pokémon di quarta gen. Non mi viene in mente chi è, però l'ho già sentito un sacco di volte. Forse un leggendario. No, è Infernape, va bene. Però è di quarta gen, questo mi ricordavo. Sì, molto bello. bello Infernape, bello. Chissà cosa può imparare sto Pokémon a questo punto. E impara Zuffa e basta. E Turbo Fuoco. Ma come Turbo Fuoco? Ma chi cazzo è che ha scelto di mettere ste mosse? Zuffa al 41 è tanta roba e mosse fuoco non le impara. Sono i segnali fuoco bomba. Cioè, purtroppo Parassisseme è una merda su di lui. Fosse stato su un tank, cioè tipo su Mach, era devastante. Su Infernape, insomma. Ricorda mosse, non ho squame cuore, non c'ho un cazzo, ragazzi, mi dispiace. Niente. Natasha grasso spesso? Sì. Allora, non è per niente male come Pokémon in realtà, Miltank. La domanda è cosa ci serve?
Allora, Antonia non lo prendiamo, perché sia fuoco che lotta già li possediamo. Io vorrei prendere Silvio, perché Silvio di fatto non è male. Qual è la nostra debolezza? Cinzia è debole là. Eh sì, la nostra debolezza è acqua, perché ci abbiamo Impoleon, che per un altro qua con acqua non è forte contro l'acqua. Paradossalmente, c'è Amilcare, che però abbiamo detto che lo terremo fino al 45, lo faremo evolvere dopo il 45, così avremo un Pokémon con Spora. Pierangelo non impara mosse, perché anche lui evoluzione con pietra. Omanet al 40, è vero, possiamo portarlo a level cap. Però dopo, perché abbiamo detto che al level cap li portiamo solo ed esclusivamente quando siamo davanti al capo palestra. Non ho un elettro, no, non ho un elettro purtroppo. Ne avevo di elettro? No, mai avuti proprio. Vabbè. Dopo evolviamo Fausto. Non saremo davanti al caso. Questo serve alla pietra lunare. La pietra lunare dove cazzo si trova a parte nei sotterranei? Fammi un attimo vedere. Ok, ottenimento. In platino. A Evopoli si trova. Dove si trova? Evopoli si trova. Forse con Surf. Petronare nello... Ah, sì, si trova, si trova. Prendiamo un attimo il nostro taxi, ragazzi. Tommaso, devi farci un attimo da taxi. Ok. Tommaso, ragazzi, useremo da taxi, buonanotte. Il taxi è morto. Taxi fantasma. Così è deciso. Se non vi va bene, seguite un altro streamer. Let's go! Ok, fatto. Tommaso, puoi tornare nel cestino. Silvio è temporaneamente morto. Ragazzi, è un po' come Goku, nel senso... Tommaso, ragazzi, è come Goku quando gli danno le 24 ore per tornare a combattere per il torneo da Majin Buu, capito? La stessa cosa. Uguale. Come per il torneo. Ok. Avesse delle mosse decenti. Ragazzi, proviamo. Io do per scontato che sia randomizzata l'evoluzione con la pietra. Raccomi fit Tommaso Taxi Drive. Vai Mauro! Cazzo è Psyduck? Cazzo. Ma porca puttana. Insomma. Smirgol senza schizzo. Vabbè, la merda. Smirgol con schizzo può essere un bel meme. Smirgol senza schizzo è completamente inutile. Vabbè, niente. Pattume atomico, ragazzi. Silvio, torna con noi che è meglio. Torna con noi che è meglio. Oh boh, andiamo a farci sta palestra, ragazzi. Abbiamo condiviso l'esperienza questo. Ok. Salviamo che abbiamo fatto molti progressi, non vorrei crashare. Grazie Thomas per il Prime, benvenuto. Vai Perita, grazie 3 mesi, non ti avevo visto. Grazie mille 3 mesi, io purtroppo sono, evidentemente sono troppo abituato a sentire il suono e ormai non ci faccio più caso, mi dispiace tanto. E lo scheggia, easy. Si becca un fuoco bomba nei denti, zacchete, sparito, scomparso. Allora Shroomish, ragazzi, abbiamo deciso di non farlo evolvere fino al 45. Per il semplice motivo che al 45 impara Spora. E noi vogliamo Spora. Non abbiamo messo nessuna clausola a riguardo, quindi in realtà direi che può andare bene.
meno che qualcuno non sia contrario a questa tattica. Lo dica ora o taccia per sempre. Zacchete. Magmarco. E Togepi, Togepi se vuole per amicizia mi rompe coglioni diventare amico di Togepi. Ho già capito. Non un grande progresso. Sparisci. Cinzia lancia ossa. Che altro perché devi portartelo in giro, devi dargli la calmanella, devi farlo combat... Cioè... È palloso, è palloso. Bello Zablai in questa gen. Carino. Combattiamoli tutti, così dopo siamo belli che a posto. Sparisce. Sparisce. La Cinzia, ragazzi, è troppo forte. Cinzia lancia ossa. Charpedo è un po' un problema, quindi... Silvio. Ecco fatto. Ci pensa Silvio. Celebi! Wow, che bello Pokémon. Strunz. Oh, ma guarda questo. Ma guarda questo. Come sopravvive. Ah, cazzo, ma sarebbe da dare a Bernardo, così prende un po' di EV, effettivamente, che lui non ne ha. Ok. Silvio. Silvio assorbe, Silvio colpisce. Qua, invece... Bernardo non switch, non dico rischioso perché è uno spoink, però, insomma, mettiamoci Gianni, ecco, per sicurezza. E infatti... Stava proprio arrivando una mossa psico. Giustamente. Provo pass. Si becca solo il pugno. Molto bene. Bernardo si è evoluto da Marshtomp. Ok. Ah, dopo Ferruccio lo fa una cosa. Ora possiamo usare le caramelle per fare... Giustamente... Ah no, ok. Giustamente l'ho portata giù, quindi mi risparmio del tempo. Va bene. Ok. Tanto adesso li appiattisco tutti di livello. Li porto... Anzi, porto uno al 41 e gli altri al 40. Così ho il Pokémon al 41 come lui, gli altri Pokémon di livello più basso. Allora, avevamo detto Omanyte. Fausto! Finalmente, dopo tanto tempo, è giunto il tuo momento. Siete pronti a vedere il signor Fausto? Lui al 40 bisogna portarlo. Tic. Rotolamento. Via. Pulmi sguardo, ma per favore. Tutte ste caramelle? Sì. Tutte ste caramelle. Professor Fausto non lo metti. Oddio, c'hai ragione, sai? Una bella idea. Prima che si evolva, hai ragionissimo. Prometto che per la prossima volta facciamo la clip del perché le caramelle. Cioè, che, per chi non sa il motivo, probabilmente perché evidentemente non guarda Nuzlocke. Non guarda altri Nuzlocker giocare. Ci sta. Protezione fa sempre comodo. Togliamo il rotolamento che non lo userò mai qua. Forza antica, tanta roba. Speriamo che esca un Pokémon speciale, perché ha tutte mosse speciali. Randomizzata solo con caramelle? In che senso? Attenzione, abbiamo un'evoluzione! Le caramelle sono troppo importanti se non volete rompervi i coglioni. Ma adesso un attimo, che dobbiamo goderci questa evoluzione. È un'evoluzione di Eevee?
o un gatto comunque, tipo la miau, Paragli, non lo so. No, è Tyrog, vabbè. Bello. Tyrog con Surf. Va bene, comunque level cap è 41, quindi perfetto, Fausto. È un gatto, sì. Un gatto un po' strano. Attenzione. È la prima volta, oltretutto, che mi si evolve in un Pokémon che si deve ancora evolvere. Non era mai capitato prima. C'è sempre una prima volta. Che cazzo è un Togepi questo? No, spero di no. Oddio. Bello. Però... adesso non possiamo passare il cappio. Buongiorno capitano, non possiamo... è sempre un piacere riabbonarsi da lei. Ora non si può passare il cap, ragazzi. Vabbè che non lo userei, però sti cazzi, non si passa il cap. La legge è legge. Quindi niente, mettiamo Silvio per adesso. Dopo possiamo farlo. L'Iron si evolve al 42, quindi niente. Mi hanno detto teniamo così, sì, purtroppo Silvio è un po' un cesso, ma... se solo avessimo delle mosse più forti. Non so se l'acerboso sia... beh, oddio, contro alcuni Pokémon diventa forte, eh? Adesso vi faccio la lista morti. Vediamo un attimo l'acerboso. Voglio vedere il range di danno, ecco. Da 20 a 120. Oddio, non è male in realtà. Potremmo insegnarlo. Mi sembra che faccia tanto tanto danno l'acerboso. A me diventa decente. Aromaterapia potrebbe essere forte paradossalmente, sapete? Vogliamo Velen Polver, tanto ormai non ha più senso. Poi abbiamo Tossina, se vogliamo. Va bene. Ora possiamo, anzi portiamo quando siamo là davanti al level cap. Dove sto andando? Ma m'hanno scammato! Niente, sono stati fregati, ragazzi. Una volta c'era, ma adesso non c'è più. Remulatore, ragazzi, è Desmume. Vabbè. Pareva fosse di qua. Diciamo che ti aiuta il fatto che ci sono degli allenatori in giro. Ti fa anche capire un po' dove andare. Allora. Ecco qua. Mangia sogni. Cioè, allora non tolgo che magari qualcuno può usare il riposo, però cioè, mi sembra un po'... vogliamo colpo di fango, dai. Meglio di pistolacqua. Però pistolacqua, sai, magari becchi contro il tizio che... becchi contro magma... ah, effettivamente fa schifo pistolacqua. Però piuttosto tolgo colpo di fango. Cioè, tanto abbiamo due mosse terra, entrambe abbastanza inutili. Ok. Con ipnosi, sì. Quale ipnosi? Lava sbuffo. Ma è forte sta mossa, bella, non l'avevo vista. Facciamo scarlatte sugli altri Pokémon in campo. Può anche scottare. Direi che Braciere qua ha fatto il suo. Portiamo al 40. Non lo so, ragazzi. Sa che lasciamo stare finto attacco. Ok, facciamo il 40, level cap è il 41, facciamo un livello sotto, sti cazzi. Perché l'utilizzo delle caramelle? Not player, perché nel Nuzlocke
nell'arco Nuzlocke si gioca con level cap. Il level cap non è altro che il tetto del livello che tu ti imponi per ogni capo palestra, che in genere è il livello più alto del Pokémon del capo palestra. Io invece faccio un livello sotto, tipo qua il capo palestra è un Pokémon al 41, io faccio 40. Ora, potrei andare a farmare per 5 ore per portare tutti i Pokémon al 40, oppure fare così. Capito? Questo è semplicemente questo. Allora, andiamo. Andiamo e vediamo. Medaglia palestra di Mineroppo, hai battuto mio figlio. Beh, capirai. Non è stato molto difficile. Guarda lì. Il becchino, porca puttana, con la Vang. Perfetto, ottima entrata questa. Ottima entrata. Cinzia è proprio quello che volevamo. Regirock può esplodere, sì. Cinzia ha tanta difesa, però se esplode Cinzia muore. Ma io non ho... Sì, ce l'ho in realtà. Io Bernardo al 37 ha ancora esplosione? Questa è la domanda. In teoria sì, però non è scontato che abbia ancora esplosione. Lui al 36, quindi forza antica troppo forte, medizione sassata, non ce l'ha. Ce l'ha, ragazzi. Questo è molto importante. Non ha esplosione. Vi spiego il perché non ha esplosione. Piccola lezione di Pokémon con Fieric. Piccola lezione di Pokémon con Fieric. Come funziona qua? Queste sono le mosse che impara in quarta generazione. Un po' schiacciato, però vabbè. Come funziona? Allora, i Pokémon selvatici barra di allenatori, a parte i moveset che vengono ritoccati, che è quello un altro discorso, i Pokémon vanilla possiedono le ultime quattro mosse che hanno imparato. Ok? Regirock è al 37, quindi cos'ha? Queste sono le mosse in quarta generazione. Al 37 ha forza antica, troppo forte, maledizione, sassata. Se fosse stato sotto il livello 33 avrebbe avuto troppo forte, maledizione sassata, pestone. O esplosione, perché sono entrambi inizio, quindi non so quale dei due avrebbe tolto. Così funziona. Quindi in teoria non ce l'ha esplosione. Questo perché di base dovrebbe essere vanilla, essendo che sono tutti Pokémon randomizzati, quindi sono tutti vanilla. In ogni caso sono più veloce. Se hitto Somerang ha 200 di difesa base, ma con Somerang... Quanto tankoso Regirock, incredibile. Vediamo la resa dei conti, Regirock. Sassata, perfetto. La Nintendo Switch con lo scaffo. Cinzia, fammi tuo. PS Betto che esce Gianpietro. Grazie mille per i 19, Will. Grazie mille, bro. In che... Ah no, purtroppo non è uscito quello. Ok, secondo ha crittato pure. Nice. Addio Regirock. Ecco, un'esplosione sarebbe stato molto pericoloso. In realtà entravo con Gengar e via. Ho Somerang anche a lui. Ovviamente missa. Perforcorn. Molto interessante questa mossa. Molto interessante. Era da swappare in Gengar qua. Però ero convinto di shottarlo, perché lui ha meno difesa di Regirock, però è 4 livelli sopra. Oddio, viso truce. Allora, io ho molta pori per Forcorno adesso. A Thorn 97 Cirdix 100. Ma Sergio dov'è? Mancherà a Gianni. Sergio è l'allenatore a Thorn. Grazie dei beats comunque. Allora, c'è un problema. Raidon è al 41. Sapete che le mosse One Hit KO funzionano soltanto sui Pokémon di livello pari o più basso. Ok, quindi se lui fosse al 39 non potrebbe hitarmi con Perforcorno. Lui ovviamente purtroppo è al 41 e noi non abbiamo Pokémon al 42 per ovvi motivi. Gengar no, non è debole a terra, perché ha levitazione. Oltretutto adesso Cinzia è più lenta. Quindi potrebbe arrivarmi in bocca un Perforcorno, che ha poco più di 30 di precisione, perché come ho detto sono a livello più basso. Perché la precisione delle One Hit KO aumenta in base al divario di livello. Gengar ci sta.
Potrebbe comunque avere frana, cioè nel senso. Riduttore. Ok. Ok. Vai con pistolacqua, Bernardo. Fagli vedere, cazzo. Fagli vedere. Che mossa fortissima, pistolacqua. Devastante. Avessimo avuto surf in quel momento, avremmo avuto Gengar con surf, mamma mia. Al solo pensiero mi eccito. LOL. Questo è l'ultimo di vincere questa battaglia con Egg. Perché l'ultimo Pokémon fa sempre schifo? Cioè, fosse stato Regirock, direi, avrei detto, cazzo, beh, tanta roba. E invece, no. Electrike. Tiriti, tiriti. Dimostrato abbastanza da battere i preziosi Pokémon. Pensa a te. Succede a Cannon Flash, immagino. Ok. Arrivederci. Si va di qua? Sì, che si va di qua. Adesso c'è Maverick che mi rompe le palle. Proprio come la vita reale, no, scherzo. Mario mi ha mai rotto le palle. Va bene, facile. Allora, adesso c'è il Tetamoto qua. Me lo ricordo molto bene. Sei una Lumac! Che lentezza. E niente. Poco blu di Smolenta, due giocatori. No, allora, se fosse stato... forse era più difficile farle. Fosse stata una ROM più recente, ci sta. È che la prima gen era troppo di cazzo, però... sarebbe da fare. Tin tin. Ho portato Sergio con me. Va bene. Ok, capisco. Bene. Studio l'evoluzione dei Pokémon. Ah, c'è poco da studiare in questo. Cioè, divertiti a studiare l'evoluzione dei Pokémon. I Pokémon che si evolvono e quelli che non lo fanno. Cosa rende diversi gli uni dagli altri? Sono quelli immaturi diventare essere... cosa abbiamo... dobbiamo pensare ai Pokémon leggendari che non si evolvono. Cosa dobbiamo pensare dei Pokémon che si evolvono in altri Pokémon strani? E tra l'aghi, sì, non siamo un po' con Miraggio. Ci stanno avendo informazioni su di loro. Bla bla bla. Bisogno di aiuto. Ok. Proviamoli. Andata. Grande Andy VGF. Forse su me sarà breve anche il mio Pokémon. Va bene. Certo, certo. Ci penso io ad aiutarvi con le evoluzioni, ragazzi. Allora. Allora, Wingull si evolve in Mach, dico bene? Studi questo, professore. Studi questo, prof. Ok, molto bene conto su di te. Certo, certo. Vado al lago Valore. Doom! Il Tetamoto. Almeno mettetevi sotto il tavolo, ragazze. E i Tyrogue in V, per esatto, molto importante. Ok. Uno qua ha fatto l'Uterremoto, andiamo. Ciao, questa è la biblioteca, mi raccomando, non fa rumore qua dentro, non sono stato io a gridare. Ya, yeah. Oh, aiuto, no, davvero non ho urlato io. Va bene. Tourette! Qualcuno ha la Tourette da queste parti, o sbaglio? Va bene. Vado, vado. Allora. Vupi, però facciamo evolvere. Però adesso dobbiamo prendere un attimo. Dobbiamo resuscitare Goku. Tommaso sarebbe da chiamare Goku. Che lo resuscitiamo per tutte le volte che ci serve un passaggio. Poi lo buttiamo. Ecco qua, Goku. Meglio Krillin. Però Krillin è... cioè, resuscitare Krillin e Krillin è abbastanza inutile, quindi preferisco Goku dei due. Cambiamo box, che sennò... ok. Sì, ho provato poco Marron Merda. 10 anni fa, quando... faceva... non dico ridere, però insomma... ah, dovrei mettere il comando automatico. Tutta la gente che mi chiede Marron Merda di portarlo in live, io rispondo, c'è una città che si chiama con la N-word.
Secondo voi posso portarli in live? Oltre al fatto che ho superato la pubertà e non mi fa ridere Tonio Cartonio, però posso portarli in live? No. E allora che cazzo chiedete? È legale usare volo un razzo con poco morto? Non lo so, e... non sapevo che ci fosse la competizione della Nuzlocke. Per quanto mi riguarda è legale. Anche a me faceva ridere quando avevo 15 anni, ragazzi. Ora ho superato la pubertà, non mi fa ridere Tonio Cartonio e la Melevisione. Io ero qua per catturare un po', ma il lago non c'è più. Panciamburo, oddio, ma questo è pazzo. Questo è completamente pazzo. Se qualcuno volesse clippare la mia risposta al perché non gioco a... Questo potrebbe far raccaboom. Vai, Bernardo. No, schermo luce fa. Se qualcuno volesse clippare la mia frase riguardo Pokémon merda, così quando la gente arriva... Ehi, Piero, giochi a Pokémon merda! Clip. Risposta. C'è una città che si chiama come la N-World. Potrò mai giocarci? No. Quant'è il K adesso? Non lo so, dopo lo vediamo. Ma c'hanno tutti in seguimento! Va sbuffo qua. Stridio, va bene. Ragazzi, Bernardo sta rischiando la vita tutte le volte per i Pokémon con l'inseguimento. 44, ok. Latte Mumu. Okay. Si può? Tutto per tutti e per il bene del Team Galassia. Chi cazzo sei? Conosco quegli occhi. Non sei tu che hai assaltato l'edificio del Team Galassia e Evopoli? Giove dovrebbe vergognarsi di essere stata battuta da te, poppante. Porca troia. Saturno. Ottimo. Ok, la Cinzia direi che non è il Pokémon adatto in questa situazione. E noi ci mettiamo Magmarco. Profumino. Che mossa incredibile, ragazzi. Foglia magica. Ciao, Gio. Non c'è bisogno che spam. Porca troia. Serve ripresa. Ok, altra ripresa che lui spamma foglia magica. E voilà. E siamo full di nuovo. Becchetti un'altra lava sbuffo. Purtroppo Magmarco non fa tanti danni, però tanca tantissimo. Mossa peculiare di Typhlosion? A quanto pare no. Ah, lui... lui ci dà un pochino fastidio, lo ammetto. Quindi ci mettiamo Silvio. Assorbiamo... ah, è coleottero, è vero, effettivamente. Paralizzante, ma crittato, io ho missato. Beh, tutto nella norma. Siamo Marcellone qua. Beh, con Marcellone è abbastanza easy. Tiriamo un bel surf. Metagross. Al 40 cosa c'ha? Non ha Meteorpugno. Quello ne sono sicuro al 100%. Avrà confusione e ferratigli. È un po' una merda Metagross. Tiriamogli un surf. Ferro scudo. Oggi no, bambini? Beh, oddio, prima un po' ne ho visti, però. Vabbè, oggi non siamo messi male in chat. Certo, non siamo 2000 IQ, però... però... perché non movimento sismico? Ah, è vero, Metagross non ha tantissimo HP, però... cioè... un movimento sismico era sicuramente 3 hit KO, con Surf magari erano 2, invece no, purtroppo sono 3 anche qua. Non cambia nulla da quel punto di vista. Cioè, ha più di 80 HP, quindi sarebbero serviti 3 movimento sismico.
Ok. Niente Saturno. Aveva Metagross, che è bello, però Metagross al 40 fa schifo perché... Ok, è psichico, però... A parte che impara Cozzata Zen in questa generazione. Visto che è più attaccante fisico che altro. Ok. Va, ce l'abbiamo fatta. Adesso però no, non c'ho volo con me. E neanche la cattura, perché non... non... Cioè, posso raccogliere un Magikarp dal terreno come cattura, però... Facciamo brum brum. Va bene. Facciamo riposino pomeridiano. Poveri Magikarp. È senza cuore. Siete senza cuore. Brum. Allora, siamo tornati un attimo qua. Io direi, ci riprendiamo un attimo Goku. Poi ho trovassi un altro uccello, adesso mi farebbe co... Magari uno un po' più forte di Togetic. Evolvere Magikarp? Non ho Magikarp. E comunque no, non si possono raccogliere al terreno. Allora, e Rayquaza era un ottimo uccello, sì. L'uccello purtroppo ce l'ha dato lui, ma quello è un altro discorso. Noi adesso dobbiamo andare qua sopra, dico bene, a Nevepoli. E per andare a Nevepoli da dove conviene partire? Da Quoripoli, forse. Posso portare con me l'Iron adesso. Sì, Wooper non lo porto perché è Wooper, nel senso. La memoria, dite? Ci conviene, va bene, io mi fido di voi. No. Aspetta, ma qua non c'è un negozio. Devo fare un attimo compere. Servono un po' di... Serve roba per curarci, ragazzi. Stiamo con le pezze al culo. Stiamo un po' con le pezze al buco del culo. Questi magari in realtà li vorrei anche vendere, revitalizzanti. C'ho una caramella da qua e altre qua. Ok. Questa non ci serve. Il latte è vero, farebbe comodo. Però vabbè, sti cazzi. Siamo ricchi, ragazzi, va bene così. Di Pokéball ne abbiamo, in teoria sì, però... No. Sì, possono dare come visore esperienza Wooper, però... Allora, il problema, sapete qual è adesso? È che devo portarmeli in giro, sti Pokémon, ok? Questo è un po' il problema, dobbiamo portarceli in giro, sti Pokémon. Per un bel po'. Perché non abbiamo volo, quindi non possiamo tornare. Cioè, noi adesso partiamo e andiamo, come si dice, arriviamo fino a Nevepoli. Quindi... Ho pensato solo adesso e potevo dare l'acerboso a Marcello così per cestinare Silvio. E vabbè, unlucky. Di questi purtroppo non possiamo droppare nessuno, cioè mi sembra un ottimo team, quindi ficcarci dentro Lorenzo adesso non mi sembra una buona idea. E come ho già detto, ragazzi, non si va oltre, cioè level cap soltanto davanti al capo palestra. Devo andare prima da Lucinda. Niente, Goku. Torna qua un attimo. Vieni un attimo qua, Goku, va. Ah, porca troia al collo, che suono che ha fatto. Quindi devo andare qua, arriva verità. Sono clip con le counter di Rayquaza? No, puoi guardarlo anche te, però... dopo Canalipoli. Ok. Ah no, aspetta però. Non ci posso andare con Tommaso. Tommaso non può combattere. Scattato postura. Mi sono messo dritto. Non hai sentito anche la scrocchiata di collo? No, magari non l'hai sentita. Però ti assicuro che c'è stata. Ecco qua.
Come team è buono così, perché bene o male riusciamo a non aver problemi con nessuna non abbiamo nessuna debolezza. Beh, le copriamo tutte, ecco. Cinzia Bernardo è buono come lead, ma sì. Ok, c'aveva un po' di battaglia in doppio, ragazzi. La challenge che ha fatto Creepy? Intanto pensavo di portarle insieme. Cinzia Bernardo, attenzione. Executor l'ho sciotto con Bernardo, quindi Cinzia potrei addirittura tenerla, però è comunque pericoloso. Preferisco comunque mettere Marcello. Per sicurezza. Rip Executor, molto bene. Forza antica. Ah, c'era solo qui. Ah, buona sera. No, 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 calma, che Surf funziona in un modo un po' diverso in sta gen. Ok. Esci Ninja. Via. Golem. Pistolacqua di Bernardo. Guardate qua, pistolacqua. Guardate, guardate. Pistolacqua. Pistolacqua del grande Bernardo, ragazze. Il grande pistolacqua del grande Bernardo. Adesso però mettiamoci Marcello, facciamo così. Ok. Cosa mi tocca vedere? Ok. Mamma mia, ragazzi. Che abominio. Attualmente sono gli allenatori più merdosi in assoluto, questi. Qua non mi ricordo se devo combattere. In dubbio, diamo qualche pozione. Tanto per quel che costa. Ciao Lucinda, come va? Ringrazio, ho portato via il Pokémon del lago. Cosa hai fatto? Martes! Parecchi guai da quel piccolo incidente. Prima che lo faccio ti ricordi di me? Difficile dimenticarsi una persona con quei capelli. Zubat. LOL. Arriverà solo di raggio. No, invece botti in testa di Cinzia. Troppo potente Cinzia. Beh, botta in testa una 140 per Cinzia, quindi ci sta. Potrei mettere forza, è vero. Ah, Rapidash. Ok, ok. Ammetto avrebbe fatto un pochino male. Via. Lunaton. Lunaton è un attore di cazzo perché ha levitazione. Ha levitazione. Andiamo Marcellone qua. Cosmo Forza. Diate Surf. Diate un altro Surf. Un altro Surf. Arrivederci. Facile. Lo so. Comandante Galassia, facciamo un poco schifo qua, eh. Mi ha accorciato. Beh, Spit, essere evoluzionato è essere della volontà. Ux, essere della conoscenza. Capisco. C'è qualcosa. Ah, adesso bisogna andare da quell'altro. Da Mavri. Sarebbe stato un bel Pokémon iniziale, lo ammetto. Tu. Ah, quanto ci siamo allenati qua all'inizio, vi ricordate? Vi ricordate l'inizio? Provviso esperienza a Bernardo l'ho dato perché così prende un po' di EV anche quando non combatte. Non per l'esperienza in sé. Tanto poi, come ho già detto, c'è level cap. Forse a dire che se prende altre exp, effettivamente, sale un po' troppo. Le cattura sabbia fina. Dice andare qua sotto? Cioè, qua l'ho già fatta la cattura. Ok, dai, andiamo a fare ste catture. Senti i bambini. Qua una cattura, per esempio.
Chiellini. È proprio Chiellini. A me non si può evolvere, però mi sa che per evolvere è un po' una rottura di cazzo. Vabbè. Direi che non abbiamo nessun dubbio su come chiamarlo, Giorgio. Ecco qua. Facile nome. Facile nome. Ce n'è un'altra più in qua? Come non si scappa? Ma mi prendi per il culo. Qua abbiamo un'altra cattura, ragazzi. Insomma, direi un po' una merda. Un poco una merda. Mossa ammazza pure, sta a vedere. Un riduttore. Dai, bro. Cioè, se si ammazza non è che mi dispiace, sia caso, sia chiaro, non è che mi dispiace molto. Già mi sta rompendo i coglioni questo. Ragazzi, io quasi quasi lo ammazzerei questo. È una cattura così inutile. Vabbè, niente. Ci pensa da solo a breve. Oh, arrivederci. Ha fatto Arachiri. Ha fatto Arachiri. Va bene. No, non ci dispiace, mettiamola così. Ok, niente. Abbiamo fatto la cattura di Chiellini e basta. In tutto ciò. Ok. Ah, quindi al Monte Corona non Chiellini si evolve, dico bene? Allora, un attimo, anche qua. Così. Salendo di livello il Monte Corona, ok. Ma in qualsiasi punto del Monte Corona, immagino. Ok. Vediamo. Vai, Giorgio. Attenzione. Il Giorgio è lui. Eccolo. È Otut. Ah, è nato. È vero, l'uccello, ragazzi. Vola. Vola. Insegniamogli subito volo, ragazzi. Non vola. Non vola. Non vola, ragazzi. Allachi. Vabbè, si evolve al 25, però avesse avuto un uccello troppo piccolo, ragazzi. Niente, Giorgio. Dai, allora, un uccello più grande adesso, possibilmente. Uno che voli. Così non devo chiamare Goku tutte le volte. La butto lì. Ma è di nuovo Porygon. Basta! Ragazzi, ho tre Porygon, ma come si fa? Tre Porygon, ragazzi. Oh, Gesù santo.
Oh Gesù santo. Allora a sto punto potrei... Tanto level cap è 44. Eccolo qua. Potrei evolvere Wooper. Io ho tanto l'importante è però non usarlo a quel punto lì, perché se poi mi supera il 44 non potrò usarlo nella prossima palestra. Così funziona. Fausto, vediamo. Io non ho più speranze ormai. Oltretutto a Surf, quindi cioè potrebbe uscire un bel Pokémon con un'ottima mossa di coverage grazie a Surf. Marco Bonelli Cirdix 100. O muori da eroe o vivi tanto a lungo da evolverti in un Pokémon. Non ho sentito il verso perché Marco Bonelli... È tornato, ragazzi. Grazie Marco per i bits, grazie mille. Avevamo già Ignazio, morto un Ignazio, se ne fa un altro, dico bene ragazzi. Niente, rip Fausto. Shroomish, come ho detto, fino al 45 non l'evolviamo, quindi no, Shroomish deve stare lì. È risorto Ignazio. Vabbè, Lorenzo almeno lo potremmo utilizzare. Ma allora, il problema è questo, Lorenzo così è utile, se diventa una merda... Ci rimarrei un po' male, eh. Ci rimarrei un po' male se diventasse una merda. Vabbè. Cos'era Fausto prima? Fausto, ragazzi, ha passato ogni tipo di Pokémon, Fausto. Era stato Omanyte. È stato Tyrogue, è stato Wooper e adesso Bivarel. E oltretutto devo dare un paio... Devo dare sicuramente un Forza Cinzia, che lo voglio. Posto di botte in testa. Lorenzo purtroppo non impara nulla di interessante, quindi... Cannon Flare... Vabbè, sti cazzi. Ah no, aspetta, no, quello era un altro. Fausto... No, aspetta, era Natu. E... Vabbè, troppi... Non lo so, ragazzi, troppi poche, non ci ho capito un cazzo, non importa. Va bene, Lorenzo. Portiamolo al 42. E preghiamo. Ferrostrido com'è? Difesa speciale... Faccio a meno. Lorenzo, non mi deludere. Sei con noi da quasi l'inizio della challenge. È stato un Pokémon veramente, veramente essenziale. Ci ha aiutato un sacco. Diventa qualcosa di utile. Possibilmente un uccello. Che cazzo è sto verso, ragazzi? Uno dei versi più brutti che abbia mai sentito. Per me è una merda. Sono un Krogan. Boh, non ho idea di che cazzo... Va bene, va bene. Non è un uccello. Faccio evolvere un'altra volta, poi basta, perché dopo siamo al 43, quindi dobbiamo pregare. Il verso più brutto che abbia mai sentito. Lorenzo, non hai altre chance per sta palestra. Se diventi una merda non ti posso usare. Oddio. Questo verso lo conosco. È Salamence, mi sa. È Salamence? E questo sì che è un uccello. E vola anche. E questo è Salamence, ragazzi. Eh sì. Lorenzo direi che è diventato un buon Pokémon così. A occhio. È diventato sicuramente un bel Pokémon. E dai, Lorenzo. Lorenzone. Lorenzone. Metal testate lasciamo. Non so se l'avrebbe imparata da assieme a sti cazzi. Vediamo ferro scudo. Il moveset va un attimo sistemato, però. Bratiglia. Ah, impara un bratiglio oltretutto, Lorenzo. Però impara anche Trespolo. Secondo me Trespolo su Salamence è tanta tanta roba, sapete? Meglio di protezione. Cioè, il fatto che
Salamence sicuri di metà HP per me è tanta roba. Segniamo Trespolo. Avrebbe imparato l'acciaio, sì, però l'acciaio è una merda, quindi molto meglio così. Imparerebbe salto masticazzi. No, più che altro volevo dragartigli, ma non ce l'ho, quindi presto si arrangia Lorenzo. Vediamo cosa imparo oltretutto, Salamence. Salamence. Ah, imparava volo al 50. Vabbè, non si arriva adesso. Sgranocchio al 53, dragartigli al 61. Beh, sarebbe un Pokémon da Lega questo. Indubbiamente un Pokémon da Lega. Che dire, ragazzi, ho come l'impressione che lo userò. Ho come l'impressione che lo userò. Sì. Che oggetto ha? Rapido artigli, non penso gli serva più. Magmarco sicuramente è più interessato a questo oggetto. Potenze mosse tipo drago, le avesse. Vediamo le stats. Delle discrete stats, oltretutto ha Intimidate, quindi... dobbiamo solo stare molto attenti alle mosse ghiaccio che lo massacrano. Ok. Non ho più squame, purtroppo. Comunque Dragartigli, come ho detto, lo impara al 61, quindi non lo imparerebbe con la squama. Perché Carmelera per uccidare? Sì. Per raggiungere level cap il prossimo capo palestra senza dover perdere delle ore a livellare con i selvatici. Che da un lato in realtà non è neanche male, perché ovviamente livellando con i selvatici guadagna anche gli EV. Però vabbè. Ah, qua è il problema, io non mi ricordo a che piano ho le catture, quindi facciamo che sti cazzi le catture. Tanto abbiamo già degli ottimi Pokémon, direi. Ho dei repellenti. Un repellente max. Un super repellente. Oh, adesso abbiamo volo, non dobbiamo... Mamma mia, Salamence, ragazzi, è la svolta. Salamence è veramente la svolta. Però prendo un po' di repellenti, che qua... Fumo di fuga l'abbiamo, sì. Oh, sapete cosa? Io prendo anche qualche poke bambola. Può sempre servire. Prossima Rayquaza che becco che mi fa il culo, abbiamo la poke bambola. Penso che c'è, cioè, Rayquaza distrugge tutto, e mette la bambola per terra, mi si ferma tipo a fissarla così. O cagnolino con la pallina, no? Uguale. Secondo me con randomizer è più facile da Nuzlocke. In realtà no. Perché non hai la minima idea di cosa beccarti contro. Normalmente tu invece puoi planare tutto. Se era contro quel capo palestra, se era quel tal Pokémon, eccetera. Qua invece vado in mezzo all'erba alta, trovo Koffing, si distrugge e mi ammazza Raticate a livello 20. Non penso sia tanto più facile. Dipende dal culo. Indubbiamente dipende dal culo, quello sì. Esatto, tipo le scimmie su Code Zombie, preciso. Paragone azzeccatissimo, devo dire. Oddio! All'improvviso siamo a Milano. Sì, scaccia bruma qui. A chi cazzo le insegniamo, però? Mi sa che qua scaccia bruma tocca insegnarle in Empoleon. Io a Lorenzo non... Cioè, oddio, c'è Rocciotomba che è una merda, eh. Però... Oppure sti cazzi, dite. Vediamo un po' se riesco ad andare dritto. Non ho neanche più spaccaroccia. Mamma mia, come si è messi male. Ma spaccaroccia imparano tutti, quindi ci sti cazzi. Segniamo Cinzia al posto di Ossoclava. Tanto Ossoclava, abbiamo Ossomerang. Ok, abbiamo skippato un sacco di roba. Lì dove si trova Phoebus. Costo 216. Qua abbiamo una cattura. Andiamo avanti, abbiamo ovviamente Cinzia.
Attenzione. Cazzo è Weedle. Ma non c'abbiamo un'altra pietra lunare, ragazzi. È un problema questo. Qua mi sa che non lo evolviamo proprio. Ho come questa impressione. A riposo poi. Ok, dai. Weedle la rende ovviamente meglio. Ma che give della pietra lunare? Ok. Donatella. Donatella Versace. Che palle sto posto qua. Questo è veramente un posto che rompe i coglioni tanto, tanto, tanto. Si becca uno Somerang nei denti. Arrivederci. Si becca uno Somerang nei denti. Oh cazzo, quello sta livella troppo. Ok. Diamolo a Marcello, che anche lui ha bisogno di un po' di EV. La neve in generale è così, cioè l'idea è figa, però... Sinceramente... Azelf! Però ci mettiamo contro Azelf. E Marcellone qua. Per sicurezza. Ok, easy crit. Vaffanculo la neve, non può piacervi, dà soltanto fastidio. Questa baita è un po' almessa. Come... Ok, ok. Facciamo forse. Bella Rick, grazie. Ho appena finito di vedere la Nuzlocke su Smeraldo. Gennaro ci manchi, faccina che piange. Grazie per i 4 mesi, bentornato Valkyrie. 216, no, lo stesso. Ovviamente. Grazie mille, bro. Grazie anche a Tommy's per il Prime. Benvenuto, Tommy's. Benvenuto. E qua diventa 2.17, ok. Non è la nostra cattura, ma tanto abbiamo imparato che sono impossibili da catturare. Per artiglie. Amico di Alga. Prendere le potenze di Cizia. Giustamente la staccatura è la Jigglypuff. Ecco qua. Vabbè. Ma è bello quando, come quando usciva il Regirock livello 4. Va bene. Ogni tanto ci vuole. Qua invece ce l'abbiamo la cattura. Intanto Marzia scalza in mezzo alla neve. Oh Gesù, che sta succedendo? Si vede niente! Cammino per allenarmi. Beh, certo, sono abituato al freddo perché giro scalza con i vestiti leggeri. Capisco. Grattina pure che non si è randomizzato, purtroppo. Non mi ricordo. Si spacca roccia, one shot. Ninjask. Un bel forza e via. Si vede un cazzo! Un cazzo! Qua c'è qualcosa, secondo voi? Oh. Una pepita. Vai, combattiamo. C'è il Mecio, che ha levitazione. Un bel forza. E un altro forza. Ok. Ma al solito noi rischiamo la vita, ma vabbè. Abbiamo un po' di latte. Mu! Ultra ball. Porca, se non si capisce un cazzo qua in mezzo. Ferro. Sì, la famosa cattura. Però dove stanno i Pokémon? Tocca la roccia. Sarà mica questa? Porca troia, è questa. Ecco.
Mi è caduta in me. Se sei ancora da Massa Venere Scalaccio, potrei scalare pareti rocciose. Mi sarebbe trovata bene nascosta. Ah, ok. Pane buon uso, grazie. Basta gelo. Vabbè. Vai, te ne privi? Eh no, che non te ne privi. È pieno di allenatori qua. Ma come state messi, ragazzi? Cioè, andai qua in giro. Oddio, qua no. Qua non mi piace. Marcellone, ci buttiamo. Su movimento sismico. Ovviamente, confusi. Vendetta. Fatto. Lui invece magari cambiamo Pokémon. Ci rimettiamo Cinzia. Invece. Entra Lorenzo. Io però voglio metterci Cinzia. Ok, mi va bene il riflesso. Ho Somerang. Sti cazzi di riflesso, l'ho shottato uguale. Ah, c'è l'altra evoluzione di Ivy, ma tanto. Non accadrà. Oddio Ditto. Tic, sparito. Cradily. Cradily potrebbe avere mossa erba, quindi direi che facciamo uno swap tattico. Mettiamo Gianni. Ok. Psicotaglio, via. Marcellone sale nel frattempo, ci piace. Un altro Hazelf, vabbè. Individua. A barra onda, muore per il chip damage, molto bene. Allora, latte mu, di nuovo. Salviamo che abbiamo fatto un bel po' di progressi per sicurezza. È sempre giusto così. Ragazzi, altra cattura. L'ho già sentito sto verso, che cazzo è? Ma ancora! Basta! Ma come non si scappa? Vabbè, l'avevamo già catturato, quindi niente. Che cazzo è Heatran? Ah no, gli Ammega di nuovo, ma ce l'ho già anche questo. Altro roll. Vabbè, ragazzi. Potrebbe essere complicato riuscire. Sono solo Pokémon che abbiamo già. Vabbè. Posso essere solo due Pokémon, dai, ce ne sarà almeno un terzo. Questo non l'ho mai sentito. Che cazzo era sto verso? Lilip! Oh, vabbè, dai, si evolve. Almeno si evolve. Acido, lol. Ok, basta. Ci sta perché si evolve, ragazzi. Non per altro. Cosa le Ultra Ball, se no questo muore. Ultra palla. Lil Peep. E dai! Al prossimo muore, ragazzi. Perché è così difficile catturare sti Pokémon merdosi? Cioè, vita rossa, Ultra Ball, niente. Cioè, guardali. Niente. Rip Lil Peep. Dai, bro, per favore. Per favore. Morto. Vabbè. Niente cattura. Cazzo vi devo dire. Cazzo vi devo dire. Rivarguzza, qua però abbiamo un'altra. La master per Lilip, ragazzi. Cioè, a vita rossa, vabbè. Perché sti versi di merda, cos'è l'altro Jigglypuff? Wooper. Ah, di fatto non ce l'abbiamo. Cioè, l'abbiamo avuto, ma non ce l'abbiamo. Possiamo prenderlo. O facciamo reroll. Perché, allora, io non ho paura che si... Allora, ho paura che le evoluzioni siano random. Però random nel senso che l'evoluzione di Wooper sarà sempre... Che cazzo era? Pure Natu? No, no, è Bibarel. Ho paura che sia così. Non ne sono sicuro, ovviamente, però
Sono abbastanza sicuro di questo, ecco. Sono sempre quelli, quindi diventerà comunque un altro Bibarel. Oh, Culpin. Makuhita, va bene, Makuhita. Ci sta, si evolve. Si evolve almeno. No, ma sono un coglione, è vero. A parte che non pensavo di mandare un HP. Dovrebbe essere bello tankoso, ma Makuhita. Vabbè, niente. Ho detto gli faccio falso finale che ha 40. Niente. Addio, Makuhita. Non si cattura nessuno, ragazzi. Mi dispiace. Non si cattura proprio nessuno. Vabbè, niente. Andiamo a prendere la medaglia che è meglio, va. Almeno abbiamo preso Jigglypuff, dico bene. L'ho scaricato la randomizer? Non l'ho scaricata, l'ho fatta io con il programma della randomizer. Niente, abbiamo perso tutto. Abbiamo perduto tutto. Ultra Ball, grazie. Ah. Qua c'è Marz. Tutto sto casino per venire al centro Pokémon. Brrr. Famosi Pokémon tipo ghiaccio di Bianca, va bene. Ci ho provato a Monier, era impossibile piccare. Allora, e... va bene. Direi che non si fa così. Cioè, è una cagata, eh. Però, assolutamente così. Facile. Battiamo anche questi, dai. Bel fuoco bomba. A quella il danno di pistola acqua. Interessante. Andiamo di qua. Altro allenatore. Ci va bene. Andiamo Gianni. Che fa assorbi pugno. Le succhiato per bene. L'ennesimo Wooper. Se ne stanno trovando pochi ultimamente. Non abbiamo danni. Non abbiamo mosse che danneggino Wooper. Questo è un po' un male. Però va bene. Volo. Allora, dove andiamo adesso? Dobbiamo fare così, immagino. Più o meno. Che ridere comunque. Nice, minchia, preciso. Ci mettiamo Bernardo. E voilà. Che rubi. Sparisce. Cattura il tempio. Ok, ok, faremo anche quella. Tanto battiamo sta gente qua. Ludicolo. Ludicolo. Ma come geloraggio? Oh mio Dio. Perché avete dovuto fare geloraggio? Porca puttana. Vabbè, non lo sapevo mai. È stato... Ma è il 44? Perché geloraggio contro Magmarco che c'ha una mossa acqua, porca puttana, 4 per, boh. Così, aveva voglia di farlo. Aveva voglia di farlo, è sgomento poi, va bene. No, non sono randomizzate le mosse. Evidentemente le usano a cazzo di cane, che è diverso. Le usano a cazzo di cane. Andiamo a curarci. Ludicolo è acqua-erba. Davo per scontato arrivasse una mossa acqua. Che poi Ludicolo non impara geloraggio, quindi... Perché Ludicolo dovrebbe avere geloraggio? Ah, perché...
Allora è strano perché infatti non lo impara Gelo Raggio. No, 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 la impara per MT, però, cioè, abbiamo spiegato prima la storia. Vabbè, non importa. Sì, è perché la palestra ghiaccio, giusto. Vero. Il randomizzatore ne è consapevole, l'ha fatto per questo. Poco bomba. Un altro Ekans. So che cazzo mi abbia fatto quella mossa, sinceramente. Tutta cozzata zen. Allora, devo indubbiamente impararmi un po' le mosse che hanno i Pokémon in questa generazione, perché mi stanno un attimo rompendo le palle. Andiamo. Qua li abbiamo battuti tutti in teoria. E ragazzi, ho tutto cozzata zen, sì. Io conosco la terza gen con i task, la quarta no. Quindi sa che dovremmo impararci queste cose, altrimenti. Ma si strunza. Da qui do cazzo vado. Ok, qua immagino. Puffete. Puffete. Molto bene. Due palle, ragazzi. Ammetto che è piuttosto palloso tutto ciò. Ok. Stiamo facendo dei passi avanti. Mamma mia, che noia. Allora, la quarta gen verrà ricordata come la gen con le palestre più noiose di tutti. Porca troia, che palle. Porca troia, che palle. Un altro! Ero convinto di averli fatti tutti, invece. Sparisce. Ho l'impressione che ho sbagliato. 21 spettatori, non credo proprio. 1329, beh. Level cap che si scrive con l'A. E ok, fatti anche questi. Dobbiamo andare dietro a quella, va bene. Immagino faremo così. No, ok, no. Pensavo. Dobbiamo andare lì. Per andare lì dobbiamo tornare su, ok. È una cagata. Ok, we did it. Dio santo! Ok. L'abbiamo fatta, grazie al Signore. Allora. Adesso. Questo si chiama Bianca. Grazie, Soki! Grazie mille Soki per i 38 mesi, bentornato, bello. Mi raccomando, se vi piace la live potete supportarla abbonandovi gratis con Amazon Prime o pagando 3,99. Allora. Level cap 44, sì. Level cap 44. Noi li porteremo al 43, quindi. Osso raffica. No bro, mi dispiace. Osso Omerang è indubbiamente meglio. Osso raffica diventa più forte solo se hitta 5 volte ed ha anche meno precisione, come potete capire. No, ne porto uno al 44. Così anch'io ho il mio Pokémon al 44. Allora, iniziamo a dare un po' di bacche. Tipo le baccachi che rompono un sacco il cazzo. Quelli stordiscono. Bastardi infami.
Direi che metto davanti Cinzia, che è abbastanza... Anzi, ci mettiamo davanti Gianni stavolta. Ok. Andiamo! Vuoi sfidare Bianca? Sono qui. Anche nera se c'è, ma ci accontentiamo Bianca. Bianca! Oh, già in posizione, bravissima. Cricketot! Ottimo. Se iniziassi con un danza spada, cosa potrebbe mai succedere? Polo morso. Gran mossa, Cricketot. Polo morso. Danza spa. Ma pazienza adesso, bisogna stare attenti, eh. Ok. Gli facciamo un bel assorbipugno. E anche se poco efficace, ci ricarichiamo quel poco di HP che ci ha tolto. E comunque siamo più 6. Voilà. Ciao Matt. Zablai. Cazzo, ci ha inculato, ragazzi. Dobbiamo switchare. Non possiamo danneggiare Zablai. Porca puttana. La Nintendo Switch. 2 miliardi di IQ. Con lo scaffo. Mo niente. Andiamo Cinzia. Rip, sì. Grazie Luci, grazie di 2 mesi. Bentornato, bentornata. Ecco, punizione in tutti i sensi. Siamo stati puniti. Rip più 6, ragazzi. Sì. Pokémon da triple immunità, Zablai. Come Gengar, sbroccato. C'è una nuova notifica. Ok. È da un po' che non lo vedevamo, Porygon, ci sta. Ci sta, Porygon. Ci sta, Porygon. Vabbè. Easy cheat. Pure crit. Ok. Vabbè, ragazzi. Rompere il ghiaccio sono l'ultimo Pokémon. Sì. Per romperti il culo userò spaccarocci. Vabbè, rip. Un bel meme, indubbiamente. Medaglia ghiacciolo. Grazie. Medaglia Calippo. Vabbè. È che può essere... può diventare difficile o facile da un momento all'altro. Ok, palestra più difficile di tutte, va detto. Fattuale palestra più difficile di tutte. Dico bene, ragazze. Niente. Siamo... questa era la 7ª palestra. Poi abbiamo la prossima. E tanti saluti. Grazie Martin per il Prime. Benvenuto Martin, benvenuto. Allora, va bene. Save. È tempo di salutarci, ragazzi. È tempo di salutarci. Oggi abbiamo fatto altre 2 palestre. Pokémon Platino è parecchio lento. C'è pure quelle caramelle rare. Ti danno tanta roba da fare a destra e a sinistra. Ci diamo appuntamento... ci diamo appuntamento questa sera alle 20:30. Appuntamento questa sera alle 20:30, ragazzi. Io qua caccio un bel ride. Bene, approfittiamo con... devo ancora pensarci, in realtà. Penso League of Legends. Poi domani di nuovo Pokémon e domani sera torna Pandora. Chissà in che stato tornerà Pandora. Lo scopriremo. Non lo so, Mugetsu, l'ho scaricato, non so se è quello, non te lo so dire, mi ricordo, ho scaricato un programma. Ragazzi, dai, ci becchiamo questa sera alle 20:30, scopriamo come e con cosa, va bene? Buon appetito a tutti, vado che ho una gran fame. Ciao belli, buon appetito.